Se arrivasse al ballottaggio, come convincerebbe gli elettori degli sfidanti esclusi? Gli dirò di votare per me, perché lavorerò con tutto il mio impegno, tutta la mia determinazione, con tutta l'esperienza di governo ed europea, per far rinascere Roma dopo questi anni di declino, di degrado, per fare di Roma una città che funziona, ma anche una città più europea, una città che cresce, che crea lavoro, ma è soprattutto una città che include le persone, una città più vicina alle persone. E questa è la nostra idea della città dei 15 minuti, con servizi in tutti i quartieri. E anche qui da San Basilio vogliamo lanciare con forza questo messaggio, che Roma può rinascere, ma per farlo deve essere una città più unita e più comunità. Okay. Posso fare una domanda? Allora, certo. Oggi Calabrese, vice sindaco del Movimento 5 Stelle, diciamo che ha aperto all'ipotesi di, non dico un accordo, però di un dialogo con lei, se lei arrivasse appunto al ballottaggio e i 5 Stelle no. Cioè, nel frattempo è cambiato qualcosa, visto che da entrambe le parti avete sempre detto no agli apparentamenti? Ma io ho detto io non farò apparentamenti, l'ho detto con chiarezza, ma noi ci rivolgeremo, certo, agli elettori del Movimento 5 Stelle, come a quelli di Carlo Calenda, e gli chiederemo loro di votare per la nostra proposta, che ci sembra più forte, più in linea anche con i valori e i principi della stragrande maggioranza di quell'elettorato. E penso che, sono fiducioso che ci sarà questo sostegno alla mia candidatura, ma intanto dobbiamo arrivare al ballottaggio, dobbiamo arrivarci forti, dobbiamo arrivarci bene. Io sento un clima molto bello di fiducia, di entusiasmo, di partecipazione, e quindi innanzitutto chiediamo a tutti di darci forza per arrivare forti al ballottaggio. Vorrei anche arrivare primo e poi certo parleremo a tutti, ma io poi sarò il sindaco di tutte le romane, tutti i romani.